Torneranno per l'occasione in città le rondini d'oro accolte dalle cosiddette rondinelle. La primavera è già inoltrata ed ovviamente non stiamo parlando di migrazioni, bensì del primo festival internazionale organizzato dall'Associazione Rondine Cittadella della Pace, Utopic Fest. Una 3 giorni che si terrà ad Arezzo dal 9 all'11 giugno con un ambizioso obiettivo: costruire una nuova coscienza del cittadino del nuovo millennio. Il programma prevede che arrivino circa 60 ex studenti dai 25 paesi del mondo e sarà questa una grande occasione di festa. Prevede che finiscono il primo anno di liceo, di quarta liceo, gli studenti che sono venuti da 27 città italiane. Prevede che lo studentato internazionale finisce il suo ciclico appuntamento e i giovani saranno i protagonisti di questi 3 giorni, il 9, il 10 e l'11 di giugno, e chiameranno gli adulti a dialogare con loro. Verranno tutti gli amici di Rondine accumulati in questi 20 anni, le istituzioni, il ministro Galletti, la ministra Giannini, le istituzioni religiose, i musulmani, gli ebrei, perché il dialogo interreligioso a Rondine è di casa, verranno il segretario generale dell'OSCE, verranno esperti dal Parlamento europeo, dalla sponda sud del Mediterraneo, perché lo sguardo di Rondine è uno sguardo che guarda il mondo. Io Rondine l'ho accompagnato sul campo, perché sia in Terra Santa sia in Georgia mi è capitato di vederli all'opera, sperando che arrivino in Arezzo portando segnali di concretezza, di futuro e di identità aretina di quella bella che ci piace, non vada perduta. Questo incontro è bello perché si vedranno le esperienze di Rondine, cosa hanno significato in 17 anni al giro per il mondo, e questo è molto importante, sapere oggi quello che è avvenuto a seguito di quello che in questa terra è stato imparato e in questa terra è stato maturato.